vero e proprio cammino volto alla riscoperta e alla valorizzazione dei luoghi micaelici attraverso il Cammino dell'Angelo, dal castello di Rupe Canina, sito archeologico al confine tra i comuni di Sant'Angelo d'Alife e Raviscanina, con la torre e la chiesa di Santa Lucia, alla grotta sacra di San Michele, situata alle falde meridionali della collina del castello, lungo la strada che collega Sant'Angelo d'Alife a Raviscanina, al centro storico con la chiesa madre di Santa Maria della Valle e l'adiacente cappella di Sant'Antonio Abate, un percorso che unisce fede e cultura e che regala panorami e emozioni che coinvolgono l'anima e i sensi dei visitatori. Sindaco, giornata conclusiva del progetto Micaelica 2022, sei comuni in rete sul culto di San Michele, è tempo anche di tracciare un bilancio, come è andata? È stato un bel evento, un evento che ci ha raccolti tutti e velocemente, ma che è riuscito bene perché comunque ha dato una mossa rispetto al passato, rispetto a quello che è accaduto per 2 anni, una piattezza unica, praticamente ci ha confinati in casa per molto tempo, e quindi si ricomincia a vivere. È stata un'esperienza bella perché noi come comune capofila abbiamo un po' dettato i ritmi di questa iniziativa, e tutti i comuni hanno partecipato con vari e diversi eventi, diversi nel genere ma che tendono tutti a declinarsi intorno al culto micaelico e quindi alla spiritualità di San Michele e al percorso micaelico. E logicamente quando si parla di percorso micaelico si toccano territori, si toccano luoghi, si toccano tradizioni, e noi il nostro obiettivo è quello di valorizzare queste tradizioni, di valorizzare questi territori e i prodotti di questi territori. Antonio De Cristofaro è il direttore artistico di questo importante progetto. Abbiamo conosciuto 6 comuni con tipicità, particolarità, natura, paesaggi, tutti legati dal culto di San Michele. Un bel viaggio. Sì, assolutamente. E di fatto il filo conduttore è sicuramente il culto micaelico che accomuna questi territori, e nel progetto abbiamo cercato di rafforzare questa unione già presente poi di fatto, e approfittando del senso di appartenenza comune proprio sotto il segno del culto micaelico, l'obiettivo poi è stato quello di esaltare al massimo le tipicità e le eccellenze che contraddistinguono questo territorio. Un vero e proprio percorso, un cammino possiamo dire, no? Tra territori, come fanno di solito i pellegrini, no? In pellegrinaggio si spostano di paese in paese, camminano chilometri e chilometri proprio in segno della fede, e questo è poi Micaelica 2022. Esattamente, esattamente. E lo scopo è proprio quello di, come dicevo, di rendere questo piacevole percorso tra i comuni un fattore identitario, ecco, riconoscersi in questi valori che poi sono tradizione, spiritualità, fede anche, e ovviamente poi la ricaduta, almeno nelle nostre aspettative, è quello di far sì che, scatenando delle sinergie nel territorio, si possa poi arrivare alla valorizzazione delle nostre tipicità. L'altra Campania, possiamo dire che abbiamo conosciuto attraverso questo progetto l'altra Campania, quella parte della nostra regione che è ricca di eccellenze, forse poco conosciuta, ed è per questo che progetti come quello della Micaelica hanno proprio l'obiettivo di accendere i riflettori, esatto, su questo comune. Esatto, questo è il punto fondamentale, proprio questo, richiamare l'attenzione su questi posti che, come lei diceva del resto, nel panorama regionale si caratterizzano proprio per l'integrità ancora dei luoghi, la bellezza del paesaggio, ma un paesaggio che nei millenni, perché di fatto è terra antica, no? Ha fatto sì che si integrassero le attività economiche, soprattutto agricole, senza stravolgere il contesto in cui noi operiamo, e questo chiaramente ha portato all'emergenza di alcune eccellenze che in campo agricolo, che voi conoscete certamente, alcune ancora da valorizzare meglio, assolutamente.
perché è vero che c'è stato tutto un lavoro fatto attorno alla mozzarella, per esempio, di bufala, che di fatto è un'eccellenza mondiale, direi, ma tanto c'è da fare per, e qualcosa si sta già facendo. Lo spirito del progetto è proprio di esaltare queste cose. Ricordo giusto così, tanto per rinfrescarci un po' la memoria, il vino, Pallagrello, per esempio, ma non solo, che è un'altra esclusività di questo territorio. L'oliva tonda, ancora, che dà un olio eccezionale, poco o nulla valorizzato. Da questo punto di vista dobbiamo lavorare tanto. Poi io insegno all'università anche apicoltura, e una cosa che posso garantire è che il miele di questi territori, con la ricchezza floristica che c'è, una biodiversità enorme da un punto di vista vegetale, è già quella garanzia di assoluta qualità. E di fatto quei pochi produttori che ottengono miele in quest'area raggiungono delle punte di eccellenza assolute, altro settore su cui assolutamente converrebbe investire. Direttore, in chiusura di questa intervista non possiamo non parlare anche dell'ospitalità, no? Delle comunità, cioè proprio l'accoglienza. Sì. Tutti ti accolgono con il sorriso, con il saluto. Sì. Anche se sei un forestiero, non sei della zona. È verissimo. Ecco, io l'ho sperimentato personalmente, anche se poi forestiero non mi sento, perché sono originario di un paese vicino, Formicola, quindi di fatto mi sento a casa. Però venendo qua da persona che non conosceva direttamente gli abitanti della zona, le devo dire che è stata un'accoglienza eccezionale, che vedo che è diffusa, rivolta a tutti, e questo è un altro settore in cui investire tanto, che se riusciamo a legare l'eccellenza dei prodotti che noi abbiamo, i siti, anche quelli del culto micaelico, anche e soprattutto in questa occasione, che sono di per sé un'attrazione enorme, con dei valori storici incredibili, no? E se questo si può essere abbinato ad uno sviluppo proprio dell'accoglienza anche in senso, perché no, turistico, no? Ecco, quindi cercare di potenziare anche le strutture di accoglienza, se riusciamo a innescare un percorso di questo tipo, diciamo che sicuramente tutto l'ambiente, no? Produttivo, sociale, ecco, se ne avvantaggerebbe. Avvocato Domenico Cajazza, lei è il presidente del Centro Studi su Medioevo Terra di Lavoro. In questi giorni, attraverso il progetto Micaelica, abbiamo conosciuto sei bellissimi borghi legati dal culto di San Michele in questa altra campagna, proprio la terra di lavoro, vero? Che cosa rappresenta per la nostra regione questi luoghi? Questi luoghi rappresentano lo scrigno della natura, il Matese, il Monte Maggiore, l'Alto e il Medio Volturno, sono diciamo le ultime terre incontaminate e potrebbero diventare la vetrina di una nuova narrazione della Campania. Una Campania fatta di natura, di storia, di arte, archeologia, culti, misteri, tradizioni. San Michele qui è ampiamente testimoniato ed è un po', come dire, l'emblema di questo territorio. San Michele è colui che presidia le grotte e le cime dei monti e quindi rappresenta la luce e il mistero, un po' tutto. Ed è bello proprio che il culto di San Michele ancora oggi attrae pellegrini, la fede è ancora molto sentita verso San Michele. E girare per queste grotte attraverso questi percorsi, no? Si conoscono poi anche delle comunità, le comunità che ospitano le grotte. Beh, qui sono le comunità della Terra dell'Osso, praticamente paeselli abbarbicati sui colli, sui fianchi delle montagne, antichi di millenni, che, come dire, continuano a presidiare un territorio con l'agricoltura, tutelando le selve, e sono collettività che ahimè diventano sempre più esigue, ma ancora compatte, che ancora raccontano e coltivano la tradizione. Tradizioni che sono ancora oggi molto forti attraverso queste iniziative, questi eventi,
si va proprio ad accendere, no? I riflettori su questi territori dell'entroterra. Ma proprio San Michele nella chiesa è l'unico santo che è celebrato due volte all'anno. Qui l'8 maggio e il 29 settembre, qui lo celebriamo anche a fine giugno, quindi sostanzialmente in qualche modo è una delle devozioni più sentite. E poi quello che è interessante è una devozione trasversale, cioè comune agli ebrei, ai musulmani e ai cattolici, il che in tempi di guerre e contrapposizioni potrebbe costituire un patrimonio comune per ritrovare un po' di, come dire, di saggezza. È il principe delle schiere degli angeli, c'ha la spada. Ma a Castel Sant'Angelo è rappresentato a Roma mentre rinfodera la spada, quindi diciamo un santo guerriero, un santo taumaturgo, ma un santo del bene a cui le collettività sono affezionate e si affidano. Attraverso convegni, mostre, laboratori e spettacoli, il progetto Micaelica 2022, finanziato dalla Regione con fondi POC 2014-2020, eventi di rilevanza nazionale e internazionale, itinerari, dunque ha raccontato il legame profondo tra il santo Michele e i territori di Sant'Angelo di Alife, Raviscanina, Rocchetta e Croce, Gioia Sannitica, Rocca Romana e Castel Campagnano, attraverso gli itinerari micaelici per un nuovo modo di scoprire, un'esperienza di turismo completamente diversa. Rocca Romana, insieme ai comuni di Sant'Angelo d'Alife, Gioia Sannitica, Rocchetta e Croce, Raviscanina e Castel Campagnano, sono stati protagonisti del progetto Micaelica. Attraverso il percorso legato al culto di San Michele, in questi giorni abbiamo avuto la possibilità di conoscere questi luoghi ricchi di storia ma anche di tradizione, possiamo dirlo? Certamente, sono dei piccoli centri ma sono comunque delle piccole perle incastonate nella provincia di Caserta, lontane dai percorsi soliti del grande turismo, però comunque hanno anche loro un qualcosa da dire. Piccoli borghi dell'altra campagna, possiamo dire così, che hanno ancora oggi vive le tradizioni, la cultura, anche l'accoglienza, il senso di accoglienza che è molto presente. Sì, noi abbiamo una familiarità con le persone, con il turista che viene, lo accogliamo come se fosse uno di casa. Sì. E siamo molto aperti sotto questo aspetto, non abbiamo malizia. Ed è importante, ed è un modo anche per tramandare le tradizioni anche ai più giovani, no? Che sono coloro che dovranno portare avanti poi la storia di questi paesi. Lo speriamo fortemente perché i nostri borghi tendono a diminuire come popolazione, quindi avere delle persone a cui tramandare queste cose diventa difficile, però non è complicato. Cioè, si può fare. Si può fare, tutto si può fare. Era sabato 25 giugno quando abbiamo alzato il sipario sul progetto Micaelica 2022 proprio a Gioia Sannitica. Oggi ci troviamo invece a Sant'Angelo d'Alife per concludere questo percorso che ha visto sei comuni insieme sul culto di San Michele, uniti da San Michele. Certo, sì, cala il sipario per aprire insomma poi la strada, la luce verso questo progetto comune che ha generato entusiasmo, ha generato cultura, ci ha portato, forse ha esaltato anche grazie insomma all'apporto dei media, quello che poi il culto unisce le tradizioni, i sentimenti e anche i vari modi di viverlo. È stato un evento importante perché ci ha permesso di coesistere ancora di più, di sinergizzarci, di capire e anche confrontarci, quindi è un percorso a 360 gradi che parte dall'interazione istituzionale a quella sociale, che poi è il nesso, è il, come dire,
è quello che ci serve, cioè fare squadra, fare circuito. I nostri territori hanno bisogno di coesione per affrontare quello che può essere un futuro, un turismo, uno sviluppo importante, di qualità, una qualità che può stare nelle nostre tradizioni. E San Michele, insomma, vola, nostro protettore, potrebbe veramente essere il collettore di questi momenti, ripeto, emotivi, culturali, culinari, comunque di aggregazione, di sviluppo e di crescita. E Giuseppe Gaetano, non sindaco però di Gioia Sannitica, ma come cittadino di quest'area, di questa zona, che cosa vuole trasmettere ai telespettatori? Bravo, l'entusiasmo di vivere da attori questa zona. Cioè il concetto di istituzione è secondario alla capacità che ha il cittadino, l'attore locale, di viverlo con entusiasmo, anzi di essere promotore, propulsore, giudice di chi è istituzione, perché l'istituzione deve riflettere la voglia dei cittadini, perché da cittadino la devo stimolare l'istituzione, altrimenti insomma i sindaci fanno troppa bella vita. Il viaggio a Sant'Angelo d'Alife ci ha condotto anche a scoprire le eccellenze di questo territorio, non solo olio di extravergine d'oliva e vino pallagrello, ma anche i biscotti, ovvero taralli di San Michele. I biscotti sono così chiamati in quanto confezionati in occasione della festa del Santo Patrono, come ci ha raccontato la signora Tina Gallo. Con la signora Tina Gallo ci troviamo al panificio BG qui a Sant'Angelo d'Alife per scoprire il tarallo di San Michele. Signora, innanzitutto partiamo dagli ingredienti del tarallo. Certo, bisogna prendere farina tipo zero, lievito madre, sale, finocchietto selvatico e acqua quanto basta. Quindi si inizia poi ad impastare, e questa è la procedura. E si impasta il tutto e otteniamo questo impasto così... Omogeneo, sì. Piuttosto duro, non troppo molle. Quindi quanto tempo dobbiamo impastare? Il tempo che prende tutti gli ingredienti. Poi bisogna farlo riposare una mezz'oretta. Dopo una mezz'oretta si fanno tanti bastoncini che poi si allungano per fare il tarallo. Dopo fatto il tarallo viene poi bollito. In acqua normale o dobbiamo aggiungere del sale? Qualcosa? Acqua salata, acqua sì, salata. Leggermente salata, non troppo. Vogliamo iniziare a vedere come si... Ok, sì, sì. L'impasto lo teniamo già pronto. Spostiamo gli ingredienti che abbiamo già utilizzato. In questo modo. Ecco, una media grandezza. Una media grandezza, perché al momento poi della bollitura si allarga, così, in questo modo, si immerge in acqua e diventa il tarallo grande di San Michele. Quanto tempo deve stare in acqua salata? Il tempo che sale su a galla da solo. Quindi pochissimi minuti. Sì, bastano. Sì, 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 scende giù e poi sale a galla e lo togli e sono pronti per infornare. Allora, e noi ce l'abbiamo anche, è vero? Abbiamo le due teglie che adesso la signora Tina va a prendere, quindi abbiamo la prima teglia che sono i taralli, diciamo, bolliti. Questi sono i taralli bolliti. Eccoli qua. Eccoli qua, pronti per essere infornati. Forno, temperatura? Temperatura sempre intorno ai 200 gradi, 200-250. Per quanto tempo? Per una ventina di minuti. Forno a legna. Forno a legna. Chi non ha il forno a legna lo vuole fare a casa, signora, come facciamo? Lo può fare, però non è l'originale. Non è l'originale. Non è l'originale. Allora, mi hanno sempre parlato tanto bene di questo tarallo. Perché è così buono? È buono perché è un prodotto semplice. Praticamente questo è un pane. Però viene chiamato biscotto di San Michele perché è a forma di biscotto, viene lavorato come un biscotto, si cuoce come il biscotto, però praticamente è un pane povero
della vecchia, beh, i nostri nonni, esatto, e aromatizzato a finocchietto. Finocchietto selvatico, quindi che si trova qui nelle nostre montagne. Va a cercare anche il finocchietto, signora? Chi lo va a cercare? Io no. E chi lo cerca? I miei seguaci che me li vanno a cercare. La produzione a quanto ammonta? Cioè, si fa tutti i giorni, si fanno questi... No, io per tradizioni li faccio ogni mese, ogni 29, perché... Quindi il giorno di San Michele. Perché 29 settembre è San Michele, quindi io ogni 29 c'è la tradizione di fare i biscotti. Quindi un benagurante, è un simbolo importante della tradizione, sia culinaria ma anche di fede, no? Sì. Legata a San Michele. Certo, sì. Vogliamo vedere adesso quello lì già in forno? Esatto. E questi sono i biscotti pronti, belli, dorati. Come si mangiano? E si mangia così. Semplicemente, come... semplicemente così, sì, altrimenti pure a tavola con i fagioli, con le zuppe, esatto, con affettati, come si vuole. Poi una volta indurito, perché questo è un prodotto che indurisce presto, una volta se indurito è buono anche spezzettato nel latte o bagnato nel vino. Ecco, e si consuma anche da duro. E quindi si usa anche durante le scampagnate, sì, durante i pellegrinaggi, no? Sì, i tragitti, sì, quindi sì, vengono sì. tutti da lei a comprare questo tarallo. Eh sì, sono unica produttrice. Ebbene, va fiera allora. Sì, certo, certo. Ma signora Tina, della famiglia, c'è qualcun altro che fa questo biscotto di San Michele? Le tradizioni proseguono, vanno avanti? Io ho mia figlia che lei lo sa fare. E... quindi continuerà. Un domani ci può essere lei, sì. Beh, allora invitiamo tutti quanti a venire qui a certo. Sant'Angelo d'Alife. Certo, certo. Farsi una bella passeggiata. E a mangiare il biscotto di San Michele. Impegnati nella valorizzazione e nella conoscenza del territorio sono anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Alife attraverso progetti e attività extrascolastiche da Insieme per il nostro paesaggio, osservando tutto in una prospettiva diversa, nuova, per raccontare la storia di un paesaggio da preservare, alla banda musicale, la Junior Band, composta da piccoli artisti che non solo hanno accompagnato la processione di San Michele ma sono stati in visita presso la caserma, sede della banda dell'esercito italiano a Roma. Grazie alla disponibilità e all'attenzione del comandante, il colonnello Amelio Ferrara, e del maggiore Antonella Bona, vice direttore della banda dell'esercito, come sottolineato ai microfoni dalla dirigente scolastica Angela Faraone. Il nostro istituto già dallo scorso anno ha avviato delle attività curriculari ed extracurriculari tese alla valorizzazione del nostro territorio. L'intento, l'obiettivo che stiamo portando avanti e il traguardo che ci siamo prefissati di raggiungere è quello di inculcare nei nostri ragazzi l'amore per il territorio. Questo passa attraverso la conoscenza del territorio, perché senza conoscenza non ci può essere passione e amore. Ed è per questo che i docenti dell'Istituto Comprensivo di Alife, che comprende i comuni di Alife e Sant'Angelo d'Alife, si stanno dedicando, nell'ambito del progetto di educazione civica in particolare, alla valorizzazione delle risorse del nostro territorio, che sono inestimabili e straordinarie. Crediamo fortemente nell'importanza di valorizzare il territorio per creare nelle giovani generazioni un attaccamento al territorio, un senso di appartenenza, perché possano preservare, conservare e trasmettere a loro volta l'amore per il territorio e l'identità del nostro territorio. E proprio nell'ambito di questo impegno, no, civico da trasferire agli alunni giovanissimi, ci sono i progetti della banda e Insieme per il nostro paesaggio, è vero? Allora, Insieme per il nostro paesaggio è un progetto che ha portato avanti la classe seconda di Sant'Angelo d'Alife. I docenti sono stati straordinari nel realizzare tutti insieme
in maniera veramente corale, perché ciascuno ha messo a disposizione del progetto le proprie competenze, e proprio oggi, guarda caso, abbiamo avuto notizia della premiazione di questo concorso bandito da Italia Nostra. Primo premio ex aequo a livello nazionale, con una bellissima motivazione, e quindi è stato riconosciuto lo straordinario lavoro fatto dai ragazzi, e questo è motivo di orgoglio e soddisfazione per noi. L'altro che ha citato prima, la banda, è un progetto avviato quest'anno nel mese di ottobre, quindi è una banda nata da pochissimo. Ma il professore referente del progetto, il professore Nando Scatolino, è stato bravissimo a preparare i ragazzi in poco tempo, ragazzi che sono partiti da zero a livello musicale, bambini di età compresa fra i 9 e i 13 anni, quindi dalla quarta primaria alla terza secondaria, che in poco tempo si sono appassionati alla musica e hanno portato anche il nome del nostro istituto fuori dal nostro istituto. Infatti hanno già partecipato attivamente ai festeggiamenti di San Michele a Sant'Angelo, accompagnando la processione. Poi hanno fatto la bellissima esperienza presso la sede della banda dell'esercito italiano, quindi i bambini hanno potuto eseguire dei brani insieme ai professionisti della banda dell'esercito. Insomma, è un progetto che ci sta dando tante soddisfazioni e di cui andiamo fieri, e quindi pensiamo che la banda è un po' il fiore all'occhiello della nostra scuola, anche perché, lo dico con un certo orgoglio, perché la nostra scuola non ha l'indirizzo musicale, ma nonostante ciò 22 bambini hanno imparato a suonare e a eseguire dei brani anche di una certa complessità. L'altra sera abbiamo fatto anche una bella manifestazione in anfiteatro, e durante la manifestazione si sono esibiti. Quindi pensiamo che la banda, come fiore all'occhiello della scuola, possa dare un contributo a creare questo legame tra scuola e territorio. Quindi anche il progetto di cui sono venuta a conoscenza, del percorso micaelico, che è teso alla valorizzazione delle tradizioni spirituali anche del nostro territorio, potrebbe avvantaggiarsi della presenza della nostra banda, perché la banda ovviamente racchiude bambini di Sant'Angelo, quindi sono cittadini di un paese che è coinvolto in questo progetto. Speriamo che questo accada, noi ci crediamo e lo vogliamo fortemente. Conclusiva a Sant'Angelo d'Alife sono intervenuti anche i rappresentanti istituzionali dei comuni limitrofi, evidenziando tutti quanto siano importanti i progetti volti alla valorizzazione e alla conoscenza di questi borghi ricchi di tradizioni e cultura. Salvatore Altieri, consigliere del comune di Fonte Greca, quanto è importante valorizzare anche attraverso eventi, progetti come quello della Micaelica, questi territori, l'altra campagna, far conoscere questi splendidi borghi? È importantissimo, perché siamo delle piccole realtà e quindi abbiamo poche possibilità di poter sviluppare un qualche cosa di buono per il territorio, quindi bisognerebbe puntare molto sul turismo, anche perché abbiamo delle bellezze naturali importanti. Noi a Fonte Greca abbiamo la Cipresseta, che è un luogo che negli ultimi anni ha preso piede come turismo, perché stanno creando delle belle attrattive, ed oggi è un sito molto, molto visitato. Infatti risulta tra le aree picnic più cliccate d'Italia, se non mi sbaglio, anche se poi nella realtà non è un'area picnic, ma dovrebbe essere, è un parco naturale, e sono questi cipressi particolari che hanno una spiccata resistenza al caldo del cipresso, e hanno avuto anche l'attenzione di molti studi da parte dell'università, mi sembra di Firenze, del CNR di Firenze, ed oggi sta veramente sviluppando un bel turismo nelle nostre zone. Dovremmo attrezzarci un po' di più, perché non siamo molto attrezzati a riguardo, ma
ce la stiamo mettendo tutta anche come amministrazione per cercare di supportare queste persone che si sono interessate alla cosa. Ed è importante vedere poi attività in essere che puntano proprio alla valorizzazione dei paesaggi, dei borghi, di quelle chicche, no? Che non si trovano in altri comuni. Esatto, sì. E attività nella realtà le stiamo facendo, forse abbiamo creato anche a supporto proprio per far sì che il parco rimanga un'area naturale più che un'area picnic, abbiamo incentivato di creare, hanno creato questa area picnic a ridosso della Cipressiera in maniera tale da poter un po' differenziare le cose, quindi un'area picnic dove si può bracciare, dove si può sostare e fare magari un turismo diverso, quindi un turismo in quel caso enogastronomico, e lasciare quindi la Cipressiera come passeggiata naturalistica e in maniera tale da poter valorizzare il sito in maniera diversa. Ce la stiamo mettendo tutta, cercheremo di fare il nostro meglio. Nunzia Filippelli, lei è consigliere comunale del comune di Castello del Matese, un altro borgo bellissimo di questa parte di Campania. Attraverso queste manifestazioni abbiamo conosciuto 6 comuni in modo particolare ed si evince che puntare sui paesaggi, sui luoghi storici, sulla natura potrebbe essere davvero un volano, no? Per questi borghi. Sì, allora noi a Castello, un piccolo paese, un borgo di 1500 abitanti, la parte storica, le torri medievali, e a breve ci sarà un'inaugurazione del sentiero di Dante, una passerella che costeggia, visto che il nostro paese è un paese che sta sulla roccia e costeggia tutta la parte superiore della vallata. Ci sarà questa inaugurazione per i 100 anni di Dante. Questo sentiero è stato dedicato proprio a Dante perché si arriva sulla chiesa del Purgatorio, si prosegue per la Valle dell'Inferno e poi si arriva sulla piazza che è il paradiso, praticamente dove si vede tutta la Valle del Volturno. Poi abbiamo il Matese, il Lago Matese, le piste di sci, abbiamo una pista di sci la più bella, a mio avviso, della provincia della Sud Italia. Da sciatrice posso dire che è una delle più belle, lo ribadisco, del Sud Italia. Da Roccaraso a scendere, sì, la più lunga. Poi c'è anche i prodotti tipici, sì, il caciocavallo e tutte le... la lavorazione sia di bovini che ovini. Però nel mio paese è più il caciocavallo che è il prodotto tipico per eccellenza. Quindi invitiamo tutti i telespettatori, invitiamo tutti, no? Sì, poi gli spettatori, se volete partecipare all'evento clou del paese, la giostra che si terrà il primo weekend di agosto. La festa che dura da 26 anni e quindi è consolidata nel tempo. Quindi vi invito a venire, a essere presenti. Maria Luisa Di Tommaso, sindaco del comune di Alife, a 3 km da Sant'Angelo d'Alife. Sindaco, attraverso questi progetti come quello della Micaelica vanno a valorizzarsi dei borghi, delle eccellenze, delle tradizioni, in questo caso tutte legate al culto di San Michele. Quanto sono importanti questi progetti per far conoscere l'entroterra? Certo, anche noi abbiamo la chiesa di San Michele, che è una nostra frazione, si chiama proprio San Michele, più o meno all'altezza di Sant'Angelo, perché Alife è pianeggiante, poi abbiamo le due frazioni di Toteri e San Michele, quindi anche noi teniamo, lo festeggiamo a settembre. E anche quella è l'occasione, proprio tutto il mese di settembre facciamo una serie di manifestazioni per valorizzare i prodotti tipici, l'olio, il vino, che sono tipici proprio delle colline alifane di San Michele, ed altri prodotti tipo caseari, caciocavalli e quant'altro. Assolutamente è un filone da coltivare, da valorizzare, e poi sappiamo bene che tra Sant'Angelo e Alife c'è questo legame anche di nome, Sant'Angelo d'Alife,
perché anticamente i nobili di Alife venivano, essendo l'aria migliore, senza nebbia d'inverno, più freschi d'estate, venivano a villeggiare proprio qui a Sant'Angelo, quindi c'è anche un legame tra i due comuni molto forte, al di là di San Michele, quindi c'è un doppio legame, se così possiamo dire. Sindaco, facendo un giro in questi giorni, no, tra questi borghi, quello che emerge è che sono tutti piccoli borghi, nella natura, aria pulita, accoglienza, ospitalità, sono delle carte d'identità importanti, no? Certo, si sa, il turista vuole cose nuove, ma soprattutto vuole la semplicità del territorio, quindi un'accoglienza proprio genuina delle persone. E poi l'Alto Matesino, si sa, il casertano, tutto l'Alto Casertano è fatto così di persone molto semplici, laboriose soprattutto, e gran lavoratori sia tra i maschi che le donne. Abbiamo delle tradizioni, attività antiche che poi si sono tramandate da padre in figlio, che tuttora vengono coltivate e ci aiutano proprio a valorizzare e ad accogliere i nostri turisti, assolutamente. Rocco Marcaccio, sindaco di Capriati a Volturno, insieme a due gentilissime donne, rappresentanti del Consiglio Comunale, qui a Sant'Angelo d'Alife, per rimarcare quanto sia importante parlare dei borghi, delle zone interne della Campania ricche di tradizione e di cultura. Sicuramente sì, c'è la consigliera Piccione che ci accompagna e c'è l'assessore Castaldo pure che sta con noi. L'importanza dei borghi è fondamentale, noi dobbiamo recuperare la cultura che provana dai borghi. Noi abbiamo dei borghi bellissimi, abbiamo delle realtà che sono fantastiche, però non le sappiamo mettere in rete prima di tutto e non le sappiamo pubblicizzare a dovere. Forse sì, brutto usare questa terminologia di marketing, ma è tutta una questione di marketing. Purtroppo i nostri borghi non sono conosciuti perché non hanno nulla dei migliaia di borghi molto più famosi dei nostri e possono dare, ecco, aria buona, ambiente rilasciato per poter fare delle belle vacanze di serenità. E abbiamo delle peculiarità molto particolari, ad esempio, ecco, voglio parlare proprio del mio paese. Noi abbiamo un lungo fiume, il fiume Volturno, che è una cosa meravigliosa. C'è un altro fiume ancora in Sava, un lago artificiale, una CWF delle Mortine. Abbiamo centri, percorsi CAI segnati per salire in montagna. Veramente si possono trascorrere dei periodi di riposo di ottimo rilievo, ecco, veramente con grossa qualità della vita. Però approfittiamo adesso, dopo questi due anni tremendi di Covid, la gente ha voglia di girare, di conoscere, e perché no, attraverso le nostre telecamere, invitare i nostri telespettatori a venire da voi a Capriati, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora li aspettiamo, diciamo che li aspettiamo tutti quanti e siamo felici di fare questa conoscenza, anche perché poi il turista deve essere proprio quella persona che deve lasciare il ricordo di sé, anziché quel ricordo negativo, proprio il ricordo dell'incontro. E i nostri sono quei borghi che ti danno la possibilità di fare quel turismo lento, quel contatto personale, quindi si arricchiscono loro, ci arricchiamo anche noi, quindi li aspettiamo tutti quanti. È stato un cammino che ha unito fede, cultura, tradizioni, ma anche il conoscere la natura, l'ambiente di sei comuni, quelli coinvolti nel progetto Micaelica 2022. Sei comuni protagonisti del culto di San Michele. Dal 25 giugno Sant'Angelo d'Alife, Raviscanina, Rocchette Croce, Gioia Sannitica, Rocca Romana, Castel Campagnano sono stati i protagonisti di un cammino che unisce fede e cultura. Gli itinerari michelici, ebbene sì, nuovi sentieri dell'anima dell'altra Campania. In questi giorni, attraverso convegni, incontri, interviste, abbiamo conosciuto questi sei comuni, tutti insieme, per valorizzare ancora di più i propri borghi, le proprie tradizioni. Tutto
sul cammino dell'angelo all'insegna del culto di San Michele. Serata conclusiva qui a Sant'Angelo d'Alife, comune capofila del progetto appunto Michaelica 2022, con il concerto finale, degustazione e un giro per il paese a conoscere le bellezze di questo borgo dell'altra Campania. Grazie.